Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, buonasera interisti e non, buonasera dalla Sicilia, come va, che si dice? Allora abbiamo visto questa semifinale di ritorno, il City che devasta il Real Madrid e quindi sarà Manchester City Inter, la finale 2023 Istanbul. Champions League, spettacolo ragazzi, spettacolo, spettacolo. Certo, c'è il rischio di prendere una bellissima imbarcatona, di prendere 5-6, ma io sono fiducioso ragazzi, sono fiducioso perché abbiamo visto che in Coppa noi facciamo un percorso completamente a parte, un'altra cosa. L'Inter è una squadra diversa, una squadra matura in Coppa, in Champions sta dimostrando veramente, veramente di essere una squadra con le palle. Ed è qualcosa che ci fa sognare, ci fa sognare. Comunque, dovesse finire così, dovessimo perdere la finale, abbiamo raggiunto un traguardo storico, storico, ragazzi. Quindi dobbiamo solo che applaudire, ragazzi, mister, società, presidente, dirigenza, con tutti gli errori e tutte le difficoltà che ci sono state, che abbiamo affrontato. Gli errori, grossi errori da parte della dirigenza, Zhang stesso, pure mister Inzaghi ha fatto tanti e tanti errori in questo periodo, no? Le 11 sconfitte in campionato sono proprio il sintomo, proprio l'emblema di quello che è successo, però, arrivare a fare una finale di Champions, a me da tutti ragazzi, siamo tra le prime due d'Europa. Tra le due migliori d'Europa ci siamo noi e Manchester City. Quindi alla faccia di tutti quelli che ci hanno preso per il culo in questi mesi, alla facciazza di tutti i pifferai che speravano un fallimento totale della nostra Inter, grandi interisti che speravano fallissimo di tutto, per fare cosa? Per cambiare cosa? Perché speri che arrivi quello che tu tanto hai millantato, millantatori in questi mesi, anni ormai, 2 anni che millantate. Quindi bisogna, come dico sempre, bisogna essere tifosi. Noi siamo tifosi, facciamo i tifosi. Non cerchiamo di fare i grandi insider del cavolo, che non serve a nulla. Lasciamo il ruolo di insider a chi insider è veramente, al giornalista invece di criticare. No, il bordocampista, che lui a bordocampo c'è, mentre noi siamo nelle nostre stanzette, io qua nel mio balconcino di casa dei miei genitori a fare il video. Lasciamo ai professionisti fare i professionisti. Noi facciamo i nostri commenti, come dico sempre, le nostre critiche, se ci stanno, perché ci sta fare la critica. Però non spacciamoci per quello che non siamo. Non spacciamoci per quello che non siamo. Non spacciatevi per ciò che non siete. Perché così si va a fare solo brutte figure. Tranne quelle 4-5 mila persone che, poverine, gli piace sentirsi dire quello che. Posso anche dirti che la terra è piatta, come ho detto l'altra volta. La terra è piatta. Invece, bisogna dimostrarlo. Quindi sono già dentro. Tutti dentrissimo sono. Sono sempre stati dentro, eh. E vedremo poi quando si paleseranno questa grande nuova dirigenza, nuova società, nuovo Bif Bin Salman che arriva. E intanto noi, veri interisti, godiamo e tifiamo, godiamo e tifiamo, perché siamo in finale di Champions League, ragazzi, con una semifinale al bacio, andata e ritorno, clean sheet, pulito. Zero rischi, o quasi. Ma chi ce lo doveva dire, ragazzi? Chi ci doveva dire quest'anno, soprattutto per come si era messa la stagione, di poter arrivare a giocarci a fare la finale di Champions? Dobbiamo essere contenti di quello che stiamo vivendo. Basta, basta criticare inutilmente. Lo dico sempre, la critica costruttiva ci sta. Si analizza la partita, si critica il mister, si critica il giocatore, singolarmente in quell'episodio, in quella partita. Non fare discorsi inutili, creare barzellette per poter dire,
avere un content da portare. Il content, createlo sulle cose serie, createlo sull'oggettività delle cose. In ogni caso, questi sono discorsi che adesso è inutile affrontare. Pensiamo alla nostra grande Inter, 10 giugno finale, se non sbaglio 10 giugno. Nel frattempo ci sarà la finale di Coppa Italia, ci sarà una zona Champions in campionato da blindare, perché non possiamo rischiare di non andare in Champions il prossimo anno, anche perché non la vinceremmo questa Champions, cioè penso che non la vinceremo questa Champions. Poi mai dire mai nel calcio, la palla è rotonda, 90 minuti si giocherà, può succedere di tutto, possiamo anche vincerla, io ci voglio credere, perché sennò non ha senso guardare le partite. Però abbiamo visto il City, è una squadra di un altro livello, probabilmente piglieremo 4-5 gol, non importa, abbiamo fatto una finale di Champions. Ecco, vincerla significherebbe qualificarsi alla Champions il prossimo anno, ma noi non dobbiamo puntare a quello, dobbiamo puntare a qualificarci in Champions nella nostra Serie A, arrivando tra i primi 4, poi vediamo come va a finire questa finale. Nel frattempo, grazie a tutti ragazzi, grazie all'Inter, grazie ai ragazzi che giocano, grazie al mister, grazie Zhang, nonostante tutto, grazie Zhang, grazie alla dirigenza che pure con i suoi errori, io lo so e tanti lo sappiamo, che hanno fatto il loro meglio con gli sbagli che ci sono stati, ma hanno fatto del meglio, del loro meglio, per poterci portare dove siamo oggi. Avremmo potuto fare di più? Certo. Avremmo dovuto fare di più? Probabilmente sì, sicuramente. Siamo umani, si sbaglia. Ma quando uno è innamorato di una persona, di una squadra come l'Inter, che è la nostra amata, qualsiasi cosa succeda, si sopporta e si vive con il cuore in mano, non con la testa a pensare cosa devo inventarmi domani per criticare, per inventare qualcosa, per poter dire ah, questo non va. Quindi gioite, gioiamo ragazzi. Chi è vero interista, abbracciamoci, vogliamoci bene, come disse Caressa nel 2006, perché siamo in finale di Champions e perché questa stagione, per come si era messa, penso che uno su 100 di noi avrebbe detto ma bene. Quindi gioiamo, siamo contenti di quello che stiamo vivendo, viviamocela fino alla fine. Fine campionato, fine Champions, fine tutto, si farà il bilancio della stagione, vedremo come va, vedremo tutto. Inzaghi probabilmente, o quasi sicuramente, secondo me, verrà confermato. Zhang quest'anno forse non venderà, se venderà entro maggio 2024, come vi ho detto un anno e mezzo fa, maggio 2024, forse, se le cose non cambiavano, e le cose per il momento non sono cambiate del tutto, si può fare il rifinanziamento Octree Goldman Sachs, quindi lasciamo perdere, sono voci, si vedrà. Intanto viviamoci quest'ultimo mese scarso con gioia, amando la nostra amata Inter e gioiendo tutti insieme, non uno contro l'altro, dai nonni ai nipoti ai cugini agli zii, invece di fare i dissing inutili, invece di inventarsi baggianate, millantare stupidaggini, eccetera eccetera, uniti insieme per l'Inter, per l'amore che ci unisce. Fate i bravi ragazzi. Un bacio dalla Sicilia.